L'iniziativa di oggi è voluto andare a presentare quelli che sono degli indicatori di monitoraggio, non tanto per andare a demonizzare il lavoro fatto da Agenas, ma anzi a contribuire per far vedere che gli indicatori sono importanti, non solo per monitorare, ma anche per fare una programmazione corretta di quelle che sono le risorse del nostro sistema sanitario. Non solo la programmazione corretta delle risorse dal punto di vista umano e tecnologico, ma anche dal punto di vista economico. Perché non serve una spending review, non dobbiamo dire che in sanità è sempre un costo, ma è un investimento, però dobbiamo andare a monitorare questi investimenti che facciamo e monitorare come questi soldi vengono spesi. Dall'altro punto di vista, oggi si è dimostrato che andare a utilizzare questi indicatori può salvare delle persone, perché già gli indicatori esistenti sull'infarto hanno diminuito del 30% quelli che sono i casi di infarto in Italia e hanno dimostrato che gli indicatori creano anche omogeneità di trattamento e di procedure nelle diverse regioni e questo permette direttamente di avere un quadro uguale, univoco su tutte le regioni. Ecco perché avere degli indicatori, andarli a rinnovare, innovare, togliere quegli indicatori che non servono più perché magari sono obsoleti, ci permettono di andare a rinnovare il nostro sistema sanitario, ma soprattutto andare a monitorarlo dal punto di vista del paziente, dall'analisi alla cura all'aderenza alle terapie.